Salve a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi di Pandora Rivista. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Marco da Milano, giornalista molto noto, di lungo corso che si è sperimentato nella carta stampata, è stato direttore dell'Espresso, in televisione, come tutti sapete, conduce Il Cavallo e la Torre su Rai 3, ospite storico di Propaganda Live, ha anche fatto alcuni podcast, romanzo quirinale Ex Voto per Cora Media. E a tutto questo ha affiancato nel corso di tutta la sua carriera una intensa attività saggistica con numerosi libri realizzati. Qui ricordo solo Un atomo di verità su Aldo Moro, Il Presidente e il più recente La mia piccola patria, storia, aria corale di un paese che esiste, che è quello da cui partiremo anche in parte nella nostra conversazione di oggi. Quindi io lo ringrazio molto, ringrazio tutti voi per l'attenzione e possiamo iniziare dopo la sigla. Bene, grazie ancora a Marco da Milano di aver accettato il nostro invito e di essere qui. Io partirei appunto dal tuo ultimo libro, appunto La mia piccola patria. Però mi soffermerei per iniziare sulla prima parola del sottotitolo, cioè storia. Ecco, il rapporto con la storia era qualcosa che per la Repubblica dei partiti, per quella che giornalisticamente si chiama la Prima Repubblica, poteva essere qualcosa di ovvio, di scontato. Tutte le forze politiche e le istituzioni coltivavano naturalmente un rapporto con la storia, una propria declinazione, una propria versione della storia nazionale. Ecco, oggi forse questo rapporto è molto più problematico, articolato, complesso. Forse abbiamo, certo, ci sono dei momenti in cui, ad esempio nel 25 aprile, in cui ci sono dibattiti, polemiche su determinati momenti della nostra storia, però forse con la storia abbiamo un rapporto più episodico, non viene più, diciamo, l'idea che una forza più importante del nostro paese deve coltivare una propria versione della storia. Quindi, secondo te è così? E se è così, quali sono alcune delle ragioni? E se sta cambiando qualcosa? Cioè, ad esempio, tra le nuove generazioni c'è un atteggiamento, un interesse diverso verso la nostra storia? È vero che nella Repubblica dei Partiti la storia aveva una centralità importantissima e ognuna delle culture politiche che sottostavano all'organizzazione dei partiti aveva un suo approccio con la storia, direi anche una sua interpretazione della storia, al punto di arrivare a dire, come qualcuno ha detto, che c'era la storia dei partiti e anche gli storici di partito. È vero che c'era un'interpretazione del Partito Comunista sulla storia d'Italia, non soltanto sulla storia del Partito Comunista, ma anche sul Risorgimento, ad esempio, era un'interpretazione gramsciana, ma così c'era un'interpretazione cattolica, c'era un'interpretazione repubblicana, laica, delle vicende nazionali. Negli ultimi 30 anni, dal 1994 e poi, tutto questo si è perso anche perché le forze politiche si rappresentano come appiattite sul presente e sull'ultimo istante. Un appiattimento che a sua volta è molto contemporaneo, cioè è uno dei fenomeni contemporanei, è uno dei modi di conoscenza del contemporaneo, l'ultimo frame, l'ultima storia sui social, mentre la storia è mettere insieme i frame, mettere insieme i pezzi, i frammenti che rendono possibile una conoscenza. Anche un lavoro come questo, esattamente questo tentativo. Che però io credo che quando poi viene fatto viene molto apprezzato dai giovani perché su qualsiasi evento sembra sempre che siamo all'anno zero, mentre invece non siamo mai all'anno zero. E allora
la curiosità, per usare una parola molto larga, ma anche un'ansia di conoscenza si sviluppa, e questo è molto importante da coltivare. Ecco, questo è molto interessante anche perché il tentativo che viene fatto in questo libro, un libro che anche visivamente appunto si presenta come di grande formato perché è un libro che contiene molte immagini, no? Che propone, diciamo, iconograficamente momenti, personaggi, vicende, topiche della nostra storia. Ecco, volevo chiederti una riflessione su questo, sull'immagine, no? Perché noi da un lato siamo abituati tradizionalmente a pensare alla storia come un qualcosa di testuale, no? Legato al libro di storia, no? E da un lato sicuramente l'immagine può essere uno strumento molto potente per raccontare la storia, però al tempo stesso uno strumento che in alcuni tipi di utilizzo, in alcune fasi della nostra storia, ha presentato anche dei rischi, no? L'immagine può servire in certi casi a staccare, no? Ad esempio, una figura dal continuo storico e farne un po' un mito, no? Un santino. No? Pensiamo ad esempio alla figura di Aldo Moro, no? Che appunto dopo le tragiche vicende è stato un po' staccato anche dalla sua vicenda precedente. Ecco, secondo te come si fa a usare l'immagine appunto in una maniera positiva per inserirla in quel continuum di cui parlavo? Da sempre chi ha il possesso dell'immagine ha anche il possesso di un'interpretazione storica. Questo viene prima della fotografia. Pensiamo agli affreschi con cui si racconta una battaglia dal punto di vista classicamente dei vincitori. Pensiamo a certi ritratti di grandi condottieri, di principi di cui è disseminata tutta la penisola. L'immagine novecentesca, nella sua anche riproducibilità, ha proposto questo tema in modo molto più ampio, oltre al controllo e alla possibilità della manipolazione. Io credo che sia possibile fare una storia della Repubblica fotografica che sgancia i personaggi dal rischio del santino, dell'icona. In una prima repubblica, va anche detto, in cui i leader avevano pochissima immagine, però, cioè era una politica molto più spersonalizzata dell'attuale e anche molto più impersonale, quindi dei grandi leader democristiani abbiamo pochissimi ritratti d'autore, dei grandi leader del Partito Comunista abbiamo sì delle icone, in particolare quella di Enrico Berlinguer, effigiata al momento della sua morte prematura 40 anni fa, ma dobbiamo arrivare agli anni 80 perché un leader comincia ad avere una foto, un'immagine, e penso in particolare a Bettino Craxi. Ecco, infatti hai ricordato anche questo rapporto che la Prima Repubblica aveva con l'immagine e anche con tutte le mediazioni che stavano nel rapporto con l'informazione. Anche la prima fase, se vogliamo, della televisione pubblica non si astrae totalmente da questo contesto. C'è una prima fase in cui siamo ancora dentro e tu la descrivi bene, però al tempo stesso la televisione pubblica ha un impatto enorme anche in termini di unificazione nazionale. Sì, ma senza politica. Le trasmissioni cominciano il 3 gennaio 1954, quindi siamo nel 70° anniversario, ma i politici cominciano ad andare in televisione nel 1960 e tra l'altro in presenza di una svolta, cioè l'apertura a sinistra che segue il tragico fallimento del governo D'Ambrosio votato dalle destre. In un clima di apertura si decide anche che i politici comincino a dare in televisione, in quelli che all'epoca si chiamavano tribune elettorali, tutti i politici, quindi anche i partiti dell'opposizione, quindi anche quelli che venivano considerati partiti antisistema, come il Partito Comunista, Palmiro Togliatti, ma anche i partiti della destra, come il Movimento Sociale Michelini. Mentre negli anni precedenti la televisione, che ha uno sviluppo incredibilmente veloce,
È una televisione che riguarda la mentalità, i comportamenti, i consumi con il mitico Carosello e che trasforma in pochi anni vistosamente la società italiana negli anni del boom, del miracolo economico, ma è anche questo un esempio di sviluppo non guidato dalla politica, uno sviluppo che la politica favorisce ed è la Rai democristiana, ma di cui non ha piena conoscenza degli sviluppi, e infatti, anni dopo Pasolini dirà: avete fatto la TV e avete avuto un cambio di divorzio. E arriviamo appunto a quegli anni 80 di cui parlavi prima, e che appunto coincidono con un cambiamento molto importante della storia italiana, il passaggio tra anni 70 e anni 80, diciamo anche, pensiamo appunto anche ai tuoi lavori precedenti, a Aldo Moro e alla sua vicenda, è un passaggio fondamentale. E lì uno dei vari tasselli è proprio l'avvento della televisione commerciale. La TV commerciale è importante perché spezza quasi simbolicamente il sistema politico fondato sui partiti, comincia negli anni 70 con una richiesta di libertà, ma poi diventa una richiesta di privato. E il Canale 5, Silvio Berlusconi, comincia le sue trasmissioni nel settembre 1980, quindi siamo alla fine di quell'estate drammatica, la strage di Bologna, Ustica, e alla vigilia della marcia dei 40.000 a Torino che apre il decennio in cui la partecipazione politica e sindacale si indebolisce vistosamente e cominciano nuove forme di protagonismo sociale, cui la TV commerciale dà voce, dà corpo, ma dà anche musica, dà anche colore, finché imprevedibilmente, nel 1980, questi format televisivi diventeranno partito con Forza Italia. Esatto, e questo è l'altro elemento interessante che tu sottolinei e sottolineato nel passato, che all'interno di quella che chiamiamo Seconda Repubblica, alcune delle più importanti trasformazioni politiche, quella di Berlusconi e quella del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, sono fortemente legate a un nuovo medium, prima la televisione commerciale e poi la rete. Questo in un contesto di grande instabilità, perché una volta, diciamo, crollato il sistema della Repubblica dei Partiti, è come se il sistema, anche con questi cortocircuiti tra media e istituzioni, forze politiche, non riuscisse a trovare un assetto e creasse continuamente questa fucina di nuove formule politiche, creando anche un laboratorio interessante che poi viene guardato all'estero. Ecco, come avviene questo che il sistema non riesce a trovare una forma? Avviene per due motivi. Primo, perché il sistema politico si dissolve, il sistema fondato sui partiti, nel giro di pochi mesi svanisce nel 1992-93, ma in realtà era un processo che era cominciato molti anni prima. Il secondo fattore è la presenza di mezzi di comunicazione con dei personaggi che li rappresentano, che si sostituiscono plasticamente a quelle forme politiche. Per cui l'Italia, per ben due volte nel giro di 20 anni, rappresenta un unicum mondiale, perché tutti i politici usano la TV commerciale, ma Berlusconi è la TV commerciale e il suo partito ha i colori, ha i suoni, alla modalità di selezione della classe dirigente tipica della TV commerciale e non della politica. Al tempo stesso, Beppe Grillo, che fonda un blog con Gianroberto Casaleggio, prima del Movimento 5 Stelle, non usa la rete, non usa i social, è la rete, è i social, e anche in questo caso il Movimento 5 Stelle delle origini usa la rete per selezionare la classe dirigente, per mandare le comunicazioni, possiamo dire, tra il centro e la periferia del partito e per prendere le principali decisioni, le candidature, l'appoggio o meno al governo, le votazioni per il Presidente della Repubblica. Allora, tutto questo ci dice di un disfacimento delle forme tradizionali della politica, che in Italia è molto più accelerato che in altri paesi, e di come l'importanza dei mezzi di comunicazione, in Italia sia più
vistosa perché sostituiscono un vuoto e lo sostituiscono con la comunicazione che poi diventa politica. Ecco, e arriviamo in qualche modo agli anni più recenti, e quindi anche un contesto che tu hai descritto come un contesto in cui tutte le fragilità del nostro paese, che ovviamente hanno delle lunghe radici storiche, si rivelano nella loro, diciamo, in maniera, nella loro nudità, ecco, e si fatica in qualche modo a porvi rimedio. Ecco, in questo contesto. E perché secondo te è importante fare un'operazione come quella che hai provato a fare, cioè provare a fare una riflessione sul concetto di patria? In che modo tu provi a declinare il concetto di patria? Cos'è questa patria? Cos'è questo paese reale? E quali sono appunto il senso e le prospettive? Volevo reagire a un'appropriazione indebita del termine patria da parte delle destre, che lo usano non per unire ma per escludere, per dividere, fino ad arrivare a sostenere che il fenomeno della resistenza, la liberazione, il 25 aprile sono momenti divisivi che quindi andrebbero accantonati per raccontare cosa? Un'idea unica di patria. Io credo invece che il modo giusto, corretto per raccontarla sia sostenere che nella storia repubblicana c'è un'idea plurale di patria, cioè ci sono tante patrie, ci sono tante appartenenze, ci sono tanti movimenti che momenti più positivi hanno trovato un filo comune, sono confluiti in qualche battaglia, e nei momenti invece in cui si è avviata una spinta centrifuga sono stati divisi, sono stati in contrapposizione. Però l'importanza in un momento un po' in cui tanti ragazzi e ragazze italiani vanno a studiare all'estero, vanno a lavorare all'estero, tanti arrivano nel nostro paese, l'importanza di abbattere confini, muri, frontiere, un'idea ideologica della patria, un pensiero unico sulla patria, mentre questo concetto invece in un dinamismo, in un movimento della storia, mi sembrava interessante. Grazie davvero a Marco da Grazie. Milano per questo percorso che ci ha fatto fare attraverso la storia d'Italia. Naturalmente noi abbiamo seguito solo uno dei tanti fili possibili e questo libro, La mia piccola patria, ne presenta tantissimi. E io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima puntata dei Dialoghi di Pandora Rivista. Grazie per aver guardato questo video. Se volete approfondire questo ed altri temi, oltre ad iscrivervi al canale, potete abbonarvi alla versione cartacea di Pandora Rivista. Tre uscite l'anno, con un argomento diverso ogni volta, per capire più in profondità le grandi trasformazioni del nostro tempo.